Allora, noi abbiamo presentato questo progetto un anno fa, esattamente un anno fa, e abbiamo avuto l'occasione in quella sede di presentare il progetto in tutte le sue sfaccettature tecniche e commerciali. I lavori sono iniziati di fatto a gennaio di quest'anno e l'avanzamento dei lavori è sotto gli occhi di tutti. La festa che appunto celebriamo oggi della posa del primo tetto è significativa dell'avanzamento degli stessi. Un cantiere molto impegnativo con l'installazione di 12 gru, con una centrale di produzione del calcestruzzo che produce 800 metri cubi di calcestruzzo al giorno e con un dispendio di manodopera estremamente rilevante. Ci sono entro l'anno 200 persone che lavorano in maniera continuativa all'interno del cantiere. Di questo dobbiamo rendere merito anche all'impresa Decker, che ha preso l'appalto dei lavori e che sta eseguendo i lavori sotto la direzione di Valdadige Costruzioni e di Bovis Lendlease, che cura soprattutto l'aspetto della sicurezza.